Mi serve un veicolo a Tickfo. Dammi il tempo di pisciare e te la procuro io. Quattro ruote e un motore. Ecco fatto. Molto gentile. Ho appena intercettato questa chiamata tra Frank Pagani e Tommy Marcano. La prima voce che senti è quella di Frank. Che cazzo significa andata? È entrato e ha ammazzato tutti. Cristo, è un casello. Non ho mai visto Sal così incazzato. Devi tornare qui e devi farlo ora, cazzo! Ah, è incazzato! E io no? Eh? Sono qua giù a farmi il culo e adesso devo occuparmi anche di questi casini. Ho detto che ti darò una mano ed è ancora così. Quando sarai tornato, le acque si saranno calmate e sistemerò già tutto. Sarà meglio che tu lo faccia. La nave salperà tra pochi minuti. Devo sbrigare un paio di faccende, poi tornerò con un volo appena posso. Ho controllato i servizi di informazione del traffico navale e la Tanager arriverà a momenti. Frank è un bastardo sfuggente, quindi non so dove finirà una volta che sarà in città. Ma la sua auto è a bordo della Tanager e a quanto ho sentito lui stravede per quell'auto. Quindi se riesco a salire sulla nave e piazzare questo, potrò rintracciarlo dovunque. È lo stesso modello che usiamo contro i sovietici, ha un attivatore a mercurio. Quando vedi il segnale, seguilo e basta. Dopo aver messo questo sull'auto, farò a pezzi il resto del suo quartiere. Non voglio questioni in sospeso. Sono certo che Frank apprezzerà la tua minuziosità. Quella roba non si scarica da sola. Nel
Il cagnone. Il mio alligatore adora i negri. Non è comune. Prendilo dall'altra parte. Coglioniti crepano per te. Ammazzato uno dei nostri. Ora al riparo. Si sta massacrando. Togliamolo di dosso. Coglione morto, ore 12. Non ha più munizioni. Devo ricaricare. Ora al riparo. Qui un attimo fa, cazzo. Provate quel figlio di puttana. Fermatelo prima che mi ammazzi. Sì, quello sfida Frank e scommette la macchina. Quello stronzo non dovrebbe essere qui. Prendi... Tutti! Guardate come si fa, coglioni. Qui, branco di rincoglioniti! Bella giornata. Accoppatelo! Sei fottuto! Accoppate quel figlio di puttana! Fatti sotto!
Ho un segnale dal dispositivo che hai messo sull'auto di Frank Pagani, il che significa che è tornato in città. Scommetto che non vede l'ora di conoscerti. Scommetto di sì. Il segnale è chiaro. Da qui puoi pensarci tu. Usa il localizzatore che ti ho dato. A dopo. Era più sicuro. Il posto è questo. Mio padre e i miei zii hanno visto parecchia merda, ma... Ehi, che stai cercando? Vai, vai, Frank! Nessuno può stare dietro a quell'auto! Quel pezzo di merda è fottuto! Sai che sei morto? Vagli alle spalle! Quanto sangue. Cristo, quanto... A riparo! Non ti ho mai fatto niente. Ho visto della roba interessante là dietro. Sono falsi, una stampatrice. L'unica cosa che non capisco è il collegamento con Cuba. Ti prego, sono messo davvero male. Mi serve un dottore. Ho moglie e tre figli. Vuoi un dottore? Allora è meglio che cominci a dirmi qualcosa di utile. Ascolta, quello che hai visto è stato Sal a prepararlo. I soldi non valevano un cazzo, però mi ha fatto portare qui un tizio. Si chiama Alvarez. È un falsario che lavora per Castro. Ti ha dato anche le matrici. Matrici? Pensavo lo sapessi. Per via della rapina. La rapina? Marcano voleva le matrici della Federal Reserve. Come trovo Alvarez? Io non... Come? L'ha prelevato uno dei tizi di Tommy. È stato 10-15 minuti prima dove che arrivassi... Dove lo stanno portando? Dove? Le mie bambine. No,
No! Cazzo! Ho passato gli ultimi 48 anni inseguendo Lincoln Clay perché era un criminale. Ciò che gli successe è orribile, ma credo che quando Sammy, Ellis e Danny Burke furono uccisi, venne fuori ciò che Lincoln Clay era realmente. Un mostro. Togliti un peso, fratello. Ho chiuso con Frank Pagani. Il povero bastardo non farà più passare nulla da Tic Fo Harbor. Adesso è il nostro territorio. Vedo che mi tocca fare il lavoro sporco, come prendere per te questi due racket. Ma quando si parla di assegnare i territori, ti dimentichi sempre il mio nome. Correggi questo errore. Ognuno ha i propri obiettivi, fratello. Ma la verità è che per gestire l'ultimo territorio hai chiamato me. Quindi, al di là di tutto quanto, sai che posso gestire l'attività quotidiana meglio di tutti. Mi è tutto nuovo, ma se vuoi comunque assegnarlo a me, io ci sto. È un dito, ragazzo. Questo qui va agli irlandesi. Porca puttana, sei più sveglio di quanto sembri, ragazzo. Se nessuno vuole, ci sono io. Abbiamo finito? Rimettiamoci al lavoro. Andiamo. Senti, ti ho dato dei nomi e ti pago per scovarli, quindi non mi raccontare certe stronzate. Sì. Ok, basta che fai il lavoro. Cristo, a volte penso che se vuoi qualcosa fatto bene devi... Tutto ok? Quella notte... Sammy era così felice. Non l'avevo mai visto così. Quei soldi avrebbero dovuto liberarlo, liberare tutti noi da Marcano. Figlio di puttana! Cosa diavolo ti ha detto, Frank? Marcano ci ha fatto rapinare la Federal Reserve per mettere le mani sulle matrici. Georgie deve averle prese durante la rapina. Avrei dovuto stare più attento. Avanti, ne abbiamo già parlato. Tu non sei colpevole di certo, nulla. Sono. Sal è un cancro, una sanguisuga. Il suo piano è sempre stato quello di fottervi. Cristo, guarda cosa ha fatto a Vito. Ha ucciso la tua famiglia. L'unico modo per pareggiare i conti è uccidere ogni singolo stronzo che abbia avuto a che fare con quel bastardo. Ho bisogno di bere, cazzo. Secondo Pagani, Marcano non poteva stampare da sé i soldi, così si è fatto portare un falsario, un certo Alvarez, da Cuba. Che sappiamo di South Downs? Tommy Marcano non è il tipo di persona che caga dove mangia. Quindi ha racket di basso profilo, un giro di scommesse sportive e un posto dove tiene la merce di contrabbando. Tommy immagina che andrà dietro ad Alvarez, quindi l'avrà nascosto in uno di quei posti o comunque vicino. In un modo o nell'altro gli metterò le mani addosso. Non permetterò che Marcano stampi nemmeno un dollaro da quelle matrici del cazzo.